Fammi indovinare, vuoi imparare a usare Photoshop, ma è veramente peggio della strega di Blair? Bene. No, non si è accesa l'altra luce, avrebbe fatto un effetto migliore, va bene. Perfetto, oggi cambiamo anche colore dietro. Ma sì, va bene così, dai. La tua immaginazione riuscirà a compensare i miei cali registici. Benissimo, allora, oggi vedremo insieme Photoshop. È una cosa che mi è stata chiesta diverse volte e attraverso dei commenti, dei messaggi. Ed ecco che finalmente vediamo Photoshop insieme. Bene, ho chiuso una finestrella, niente spoiler. Ok, intanto mi riduco. Bene, perfetto, mi metto qui di lato. Lo so, ci sono tanti tutorial su Photoshop, ma non ce n'è nessuno che ti turberà l'animo come questo. No, volevo dire, non ce n'è nessuno che ti aiuterà dove ci sono io, insomma. Ecco, fantastico. Quindi, sei pronto o pronta? Bene, bene. Allora, spostiamo un po' che succede. Faccio così. Ah, meglio, meglio. Allora, vediamo un po' in questa puntata gli essenziali, proprio gli strumenti, quelli più comodi e più basilari. Al di là del fatto che quando noi apriamo Photoshop, facciamo file nuovo, ecco, abbiamo già, no, senza fare il file nuovo, quando apri Photoshop proprio, la versione originale, ok, ti si apre questa schermata fantastica dove abbiamo già dei preset, delle misure, sia per chi fa grafica, stampa, chi fa foto, web e via discorrendo. Sono dei preset molto comodi, ad esempio, spoiler, per le copertine vedo qua film e video e uso proprio questi perché già mi danno la proporzione, poi ci metto la foto, gli effetti, le cose. Magari farò una copertina YouTube live Twitch qualche volta. Ah, c'è anche il mio canale dove faccio live le post produzioni delle vostre fotografie su Twitch, appunto. Tutto, trovi tutto quanto in descrizione qui sotto al video. Vabbè, diciamo che io volessi aprire uno di questi. Bene, foto, dov'è? Facciamo questo qua foto, poi potrei anche modificare qui, però adesso andiamo per gradi, mannaggia, voglio dirti tutto insieme, ma non è possibile. Allora, abbiamo aperto il nostro bellissimo foglio. Come in tutti i programmi, in tutti, la maggior parte dei programmi, perlomeno quelli che conosco io, si ragiona un po' dall'alto a sinistra, dall'alto in basso, da comunque da sinistra a destra. Quindi gli strumenti essenziali che dovremo vedere, in realtà, prima è file, modifica, immagine. Ma te l'ho detto, io lo faccio in modo diverso. Quindi partiremo da questa fantastica barretta. Non volevo chiamarla barretta perché adesso penso tipo a Kinder Cereali o tutte quelle cose fantastiche. Vabbè, non ci pensare, Valerio, Photoshop. Ok, benissimo, eccoci qui, che tra l'altro li fanno anche se con lattosio, cacchio, quindi non va bene. Torniamo a Photoshop. Benissimo. Allora, ma io, guarda, ti prometto che, a parte queste piccole interruzioni, queste valeriate, imparerai a usare Photoshop. E se non impari a usarlo, imparerai. Ok, perfetto. Allora, abbiamo qui tutta questa bellissima strumentazione. Se ci passiamo il mouse sopra, Photoshop già ci dice sposta le tartarughe di mare perché sono antipatiche. Non è vero, Borelle? No, ci dice che cosa può fare quello strumento ed è già un corso. Che sto a fare io qua, ragazzi? Spengo. No, sto scherzando. Benissimo, quindi abbiamo questi strumenti. Adesso divento serio. Ti credi? Bene. Benissimo, qui abbiamo lo strumento sposta. Per tutti gli strumenti, noi se clicchiamo e teniamo premuto quasi tutti gli strumenti, quelli che hanno un altro simboletto qui in basso, che è questa freccettina, ecco, abbiamo il cugino dello strumento. Il cugino dello sposta è strumento tavola da disegno, ma adesso non ce ne frega della tavola. A chi serve la tavola da disegno? A nessuno, Photoshop. Sei inutile, tavola da disegno. Bene, lo strumento sposta è molto importante perché ci permette di spostare degli elementi, se non le fotografie o elementi grafici, che abbiamo inserito. E però non abbiamo inserito niente, quindi aspetta. Dall'alto al basso un cavolo. Allora, fantastico. Ora abbiamo quest'altro strumento che è veramente, veramente comodissimo, come tutti. È lo strumento selezione rettangolare. Io mi scuso se guardo di là, ma ho il secondo monitor che mi dà feedback di quello che sto facendo. Non ho un feedback di quello che sto dicendo, fortunatamente, però dirò, quando sarà pubblicato il video, me lo riguarderò, dirò, ma che cazzo? Ok, benissimo, qui abbiamo lo strumento selezione rettangolare, lo strumento selezione ellittica. Si è aperta tutta questa cosa perché ho cliccato col sinistro e tenuto premuto,
Lo strumento seleziona singola riga, eccetera, 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 ne mancava uno però. E andiamo per esempio con lo strumento rettangolare, che dopo ti farò vedere come funziona, serve a tenere premuto un punto, ecco, e vado poi a fare quest'altra cosa, ok? E quindi rilascio, quindi tengo premuto col sinistro, trascino, rilascio e ho fatto la mia selezione di un'area. Questo ci permetterà di fare delle modifiche soltanto dove abbiamo fatto quella selezione. Poi questo strumento può essere modificato o ricomandato questa selezione in diversi modi. Il più semplice è l'inversione di questa selezione. Quindi anziché lavorare, prendiamo il pennello, anziché lavorare, mazza così sfumato non ci piace però. Ecco, invece che lavorare qui dentro, vedi, possiamo. Cioè, è un quadro, è bellissimo, già secondo me. Possiamo lavorare all'esterno, quindi fai selezione inversa, che è maiuscolo, ecco. Una cosa che ha Photoshop, ma piano piano ci arriviamo, sono le accorciatoie, shortcut da tastiera, quindi una combinazione di tasti che attivano delle funzioni. Io per esempio ricordo molto più queste piuttosto che quelle che ci stanno scritte lì sopra, però cercherò di fare questa cosa qui, di fare selezione inversa, così ci arriverai pure tu, che è maiuscolo, CTRL e I contemporaneamente. E quindi quando io ho invertito questa selezione, posso fare questi poise. Esternamente, no, balla che bella cornice, muccata, non lo so. Questo è estro, ragazzi. Bene, bando alle ciance e cancelliamo tutto quello che abbiamo fatto. Bene, e questo è uno strumento. Se io tengo premuto, posso scegliere di farlo diventare ellittico e non solo. Io posso fare altre cose con questi strumenti. Cioè, nel senso, se io volessi cambiare, cioè non voglio che faccia il movimento a cacchio, insomma, voglio un quadrato perfetto. Qui sopra c'è stile, io vado a fare o proporzioni fisse, che quindi l'altezza e la larghezza saranno le medesime, a prescindere come muovo il mouse, il rapporto non cambia, oppure dimensioni fisse. E qui io posso andare a scrivere. Proprio scrivere letteralmente 20 centimetri o facciamo dai 2 centimetri e qui facciamo per 3, clicco ed ecco qua che già mi dà il 2 per 3. E potrei anche fare il ragionamento in pixel scrivendo px, se non sbaglio, in pollice e via discorrendo. L'altro strumento che è molto molto comodo è questo, il terzo qua sotto. Vediamo un po', nel nucleo troviamo lazzo, lazzo poligonale, lazzo magnetico, poi farò una puntata dedicata proprio solo alle selezioni, eh. Ok, e poi scoprirai che c'è una cosa bellissima in Photoshop, che per fare una cosa ci sono almeno 8 modi diversi. 8 non lo so, però comunque almeno più di un modo c'è di sicuro per fare la stessa più o meno cosa. Ok, questo è lo strumento lazzo poligonale, lazzo, io questo neanche lo considero perché ti fai la selezione, però ecco, così. Cioè, per carità, è comodo, può essere comodo. Non lo so a chi, però può essere comodo. Poi c'è lo strumento lazzo poligonale, che è quello che io adoro. Tu clicchi e ti rilascia appunto questo cosino qua, dove tu poi. Come si chiama qua? Una sorta di checkpoint, no? Che poi una volta che clicchi, quello rimane lì. Ecco, vedi, non si sgancia bene. E c'è poi il lazzo magnetico, ma questo magari lo vediamo nella puntata dedicata agli strumenti di selezione. Poi qui. Allora, intanto qui voglio rimettere normale, ecco, perché sennò sarebbe una combinazione di deselezionare praticamente CTRL D sulla tastiera. Quindi io ho la selezione attiva, queste formichine. Vediamo se te le riesco a zoomare, ecco le formichine con CTRL più. E vado a fare CTRL D e diseleziona. Perfetto. Andiamo al terzo strumento, no, al quarto strumento. Meno male con gli occhiali. Quarto strumento, questo già ci puoi vedere in anteprima con questo camaleonte, questo schizza il sangue dagli occhi, ragazzi. Che esse che c'ho. Vabbè, e praticamente questo ti seleziona intelligentemente, sfrutta una sorta di. No, sfrutta l'intelligenza artificiale, va a selezionare determinati punti e lo vedremo più avanti. Poi abbiamo questo qua, che è lo strumento praticamente che è taglierina per ritagliare l'immagine, quindi abbastanza immediata come cosa. La parte grigia è quella che viene esclusa. Ok, perfetto. Per mantenere la proporzione puoi tenere premuto il tasto maiuscolo, perfetto, e trascinare ti mantiene la proporzione. Poi abbiamo quest'altro strumento qua, che è lo strumento cornice.
E come puoi vedere qui dall'anteprima, vedi, ti fa una sorta di inserimento molto abbastanza automatico. Poi abbiamo lo strumento contagocce che serve andare a prendere il colore, cioè ad esempio se io avessi una fotografia, mo la prendiamo, è una di quelle che uso per le mie dirette Twitch, che userò. Ok, questo ritratto fatto male. Ok, perfetto. Io mettiamo caso che voglio andare a prendere il colore, che ne so, che sta tra questi cosettini qua, no? Tra le maglie d'acciaio. Come faccio? Prendo lo strumento contagocce, eccolo qua, clicco e ho selezionato il colore. E questo è il contagocce. Poi abbiamo lo strumento cancella, correzione al volo praticamente. Non è cancella, ho detto una cavolata, cancella cavolate e cancella errori. E questo ci permette di togliere dei piccoli eventuali difetti, chissà, possono essere questi, a me per esempio sto pelo qua non mi piace, lo posso togliere, oppure che so, potrei, vediamo un po', togliere ecco sto capelletto qua, oppure questo qua, questo con un'intelligenza artificiale fa un po' un calcolo di quello che c'è intorno e poi va a ricostruire. Ci sono tanti modi per fare questa cosa, ci sono tanti strumenti, ci arriveremo. Il pennello. Cinghiale, per fare una, ok, e qui abbiamo il nostro fantastico pennello. Ritorniamo di qua, però mi creo anche un nuovo livello. Poi questo ci arriviamo anche su questo. Allora, il pennello ha ad esempio diversi effetti, diversi tamponcini, e abbiamo fondamentalmente qui il controllo che è dimensione e durezza. La dimensione è la dimensione, la durezza praticamente è quanto deve essere morbido o duro il pennello. Ti faccio vedere. Così è durezza al 0%, ok? Così invece è durezza al 100%. Abbastanza chiaro, no? Vediamo una via di mezzo, al 42, vabbè, scrivo 50 per chi è più pignolo di me, ecco. E quindi qui abbiamo creato, che ho realizzato un nuovo livello, ci cioè arriveremo anche ai livelli, per fare sto coso. Benissimo. Allora, poi, ah, tra l'altro, nei commenti potreste anche dirmi se questo metodo mio di fare va bene e vi rilascia un buon feedback, altrimenti posso anche fare un po' più il serio, veramente. Ok, benissimo. L'altro strumento che abbiamo è il pennello storia. Questa praticamente ripristina le immagini, come abbiamo scritto qua, in uno stato precedente. Quindi se io vado qua su questo signore e volessi andare a ripristinare, che so, facciamo una cosa brutta, aspetta, è una cosa brutta nel senso una modifica drastica, facciamo una prova direttamente col clone, vado a fare così e dico, oh, ma che ho fatto questa roba? Prendo il mio pennello storia, che tra l'altro ho saltato il clone poco fa, va bene, adesso ci arriviamo. Ecco qua che vado a cancellare l'effetto che avevo inavvertitamente fatto. Bene. Ora ritorniamo dai nostri bei tre pallini e prendiamo lo strumento clone. Lo strumento clone, che poi comunque torneremo anche su questo in cose proprio più dedicate, con io premo Alt, vedi come cambia il forma qua, la forma. Aspetta, se non ti confondo. Praticamente io premo Alt, diventa un mirino e quindi lì è il target centrale. Mi sposto e posso clonare. Possiamo fare una prova qui. L'occhio di questo fantastico, mamma mia, guardate che sguardo che ha fatto, eh? Qui mi trovo in una rievocazione storica, ho attirato la sua attenzione, ho fatto diversi scatti, questo mi è venuto un paccacchio con sta mano così e quindi poi lo userò per fare proprio delle modifiche e migliorie, ma tia, comunque fantastico. Ok, e questo è lo strumento clone, andiamo con quello storia e togliamo, dove sta? Eccolo qua, togliamolo, via. Ok, perfetto, abbiamo fatto sta prova. La gomma. Ti spiego pure la gomma, sì. Allora, questa è la gomma. C'è anche un'altra cosa di Photoshop che può capitare a volte. Vedi dove c'è proprio lo strumento, no? Che io vado a ingrandirlo, vedi questo cerchietto. Può capitare che capiti questa cosa qui, guarda. Questa. Sbagliato tasto, non può capitare. Ah, ecco qua, perfetto. Mi sto intoppando perché non guardo la tastiera. Allora, può capitare che anziché trovare la dimensione del pennello, ti trovi questa crocetta.
E magari vai a fare queste cancellature o peggio, vai a fare questi pallettoni, ecco, questo è grosso quanto il coso, senza sapere quale sarà poi la proporzione. Lì basta premere il tasto Caps Lock, questo qua praticamente per il maiuscolo e minuscolo. E quindi ti ritorna, vedi se lo ripremo si toglie, ti ritorna l'anteprima della dimensione del pennello dello strumento che stai usando. Benissimo, andiamo adesso alla gomma e cancelliamo tutto. Bene. E andiamo adesso allo strumento sfumatura. Questo strumento ci permette di fare questi gradient. C'è anche una trasparenza perché ho messo il livello sotto, vedi? E sono molto utili. Io li ho utilizzati diverse volte sempre per le mie copertine, ma ci sono anche modi creativi per usarlo. Poi abbiamo quest'altro che è lo strumento nitidezza. Quindi consente di aumentare i bordi, questo rileva dei microbordi e li nitifica. È comodo per fare delle cose in dettaglio, anche se io questa cosa la faccio con le maschere e vedrete magari sulle mie dirette Twitch oppure comunque più avanti su questo corso. Poi abbiamo quest'altro strumento qui, che sono tre in uno, lo strumento scherma, brucia e lo strumento spugna. Scherma va a schiarire alcuni punti, brucia li va a scurire e la spugna serve a togliere saturazione o a mettere più saturazione. Questi tre strumenti, una volta selezionati, ok, quindi se io ne seleziono uno, per esempio qui ho lo strumento scherma già attivo, posso scegliere se agire sulle ombre, sui mezzi toni, sulle luci, posso scegliere l'esposizione, facciamo una prova proprio diretta, eh. Allora, anche perché volevo solo farti vedere un po' l'anteprima, però non ti voglio lasciare proprio così a bocca asciutta. Allora, andiamo a schermare. Per esempio, se volessi aumentare un po' la luminosità qui sugli occhi, vado sui mezzi toni e vado a fare questa cosa qua, vedi? Certo, non è questo il modo corretto per farlo, io sto facendo una cosa abbastanza veloce, abbastanza drammatica, ecco. Se invece volessi scurirlo, ho lo strumento brucia. Ho bruciato le luci, vado a bruciare magari le ombre oppure i mezzi toni. Ok, a che servirà questa cosa? Beh, tu immagina che vai magari qua, sulla pupilla, vai magari sui bordi, questo specialmente per il trucco, per il make-up, funziona un po' qui intorno, dà una tridimensionalità, a parte che ho preso un occhio che questo c'è ancora più scuro, però vabbè. Non è questo il modo di utilizzarlo, naturalmente avrei dovuto fare ombre e via discorrendo, però è per farti capire la potenzialità dello strumento. Poi c'è quest'altra cosina qua, che è lo strumento penna. Questo è per fare i tracciati, ci arriveremo col tempo, è molto comodo perché comunque ti permette anche di mettere, che so, le scritte, vuoi fare una scritta che fa una sorta di movimento, lo puoi fare con i tracciati, vuoi creare una forma, lo puoi fare con questo qui. Lo strumento testo che comunque è, tra virgolette, semplice, ma molto 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 completo e complesso. Qui vedi, già ci dà un testo, questo è Lorem Ipsum. Chi conosce Lorem Ipsum, scrivetemelo nel commento se lo conoscete già. Poi abbiamo questa qui, è una freccettina. È una freccettina che è un strumento per selezionare il tracciato che abbiamo realizzato. Perché se andassi con questo qua non me lo seleziona, vedi? E uno può dire, ma che cacchio, sto coso del cavolo, non sa. Ecco, con questo. Poi passiamo oltre i tracciati, poi ci arriveremo. Lo strumento di testo, la selezione tracciati, e questo qua è il rettangolo. Disegna rettangoli, vai, facciamo tutti i rettangoli, ragazzi. Cambiamo anche il colore. Via, tieni. Oh, ok, non ho cambiato il colore perché sta qua sopra, il riempimento non è quello. Devo vedere se stavate attenti, bravi. Wow, e abbiamo fatto questa cosa. Ah, un'arte particolare questa fotografia. Poi abbiamo lo strumento schiaffi, no, strumento mano. E questo praticamente, se noi abbiamo l'immagine zoomata, ok, ci sono delle abbreviazioni da tastiera che più avanti vi farò vedere per fare questa cosa senza andare a cliccare ogni volta sulla mano. Però per adesso facciamo così. Ecco, quindi, se volessi scorrere su questa foto, una volta zoomata, posso farlo con questo strumentino qua. Benissimo, andiamo indietro con lo zoom. Ho usato lo scroll e una combinazione di tasti questa volta. E combinazione Alt e scroll del mouse. Vedi, guarda che mouse particolare che uso. Ti lascio il link in descrizione. Poi farò una puntata anche su alcuni strumenti che possono essere comodi per chi fa post produzione. Poi abbiamo la lente per zoomare. Vedi? Con la lente.
Tengo premuto, se vado a destra ingrandisce, se vado a sinistra, sempre tenendo premuto, rimpicciolisce. Ok, poi abbiamo questo qua che ci permette di modificare la barra degli strumenti e i colori. Poi vabbè, questa è altra roba di maschere, ma ce le vediamo più avanti. I colori, qui abbiamo praticamente due colori, cioè no, non abbiamo due colori, abbiamo la possibilità di avere questa micro paletta, chiamiamola così, con già due colori, che io posso impostarmi e usarli, anche, poi vedremo con le maschere come si sfruttano, e posso, che so, adesso... devo rasterizzare il rettangolo, no, non ci interessa. Ecco, magari metto sul primo il verde e vado a fare il verde, lo inverto, ecco che c'ho, già c'ho il rosa, e questa cosa è molto comoda anche per altre applicazioni. Bene, e qui abbiamo visto gli strumenti al lato sinistro. Adesso ti voglio far fare una veloce panoramica, per quanto possibile veloce, della barra superiore, e poi insomma ci vediamo con la prossima puntata di Impariamo Photoshop Insieme. No, non so come si chiamerà ancora, non lo so. Su Twitch si chiama Photoshop con Valerio, e il mio canale è Valerio ERN, almeno per 2 mesi a partire da quando ho registrato questo video, perché ho sbagliato a mettere il nome, il nickname. Vabbè, c'è la storia su Instagram, volendo tutto, trovi tutto in descrizione. Allora, partiamo dall'alto a sinistra, dove abbiamo file, e c'è una miriade di roba, molto molto comodi, quindi possiamo fare l'annullamento, per esempio, l'esportazione di un file, il salvataggio, posso chiudere, aprire, modifica, ecco, qui possiamo fare l'annullamento, ecco, dell'ultimo strumento che ho usato, anche se poi ci sono... le shortcut, vedi, CTRL Z, maiuscolo CTRL Alt Z per ripristinare, e via discorrendo. Riempi, questa è una cosa fighissima che tra l'altro mi hanno fatto vedere Mirko, sei stato fantastico sulla mia prima diretta Twitch, perché Mirko mi ha insegnato a fare una cosa attraverso la live chat. Poi abbiamo, vabbè, alterazione prospettica, sostituzione cielo, che è una roba pazzesca, alienante, e c'è tanta roba. Abbiamo immagini, questa è per fare per esempio regolazioni come luminosità, contrasto, eccetera, o il tono, o gli automatismi. È veramente Photoshop è un programma completissimo, e io non credo che esista qualcuno che lo conosce proprio dalla A alla Z. Io non ho, comunque, ho avuto modo comunque di lavorare con grafici, fotografi, a meno che non sei un iper nerd che ha passato 4 anni, penso, dietro Photoshop ogni giorno, compreso il pranzo, non puoi conoscere a fondo ogni minima cosa, cioè in un modo benissimo, perché la cosa bella è che, ripeto, ci sono diversi modi per fare la stessa cosa, ci sono categorie, sottocategorie, effetti, molti effetti, però non ti spaventare, perché vedremo poi quelli essenziali e poi faremo delle puntate specifiche per ogni cosa. Ok, benissimo. Io spero con questa puntata di averti già dato una micro infarinata. E mi serve soprattutto questa puntata per avere un feedback, così io prima di registrare le altre puntate mi riguarderò un pochino questo video e vedrò magari il tuo commento, che mi lascerai per favore, grazie, dicendomi magari se hai eventualmente necessità di qualche cosa in più che potrebbe facilitarti questa spiegazione. Bene, ok, detto questo, ci vediamo al prossimo fine settimana, sì, facciamo sempre la domenica mattina per l'inizio e vediamo un po' come va, mentre il sabato faccio le pubblicazioni degli altri video dei tutorial e niente, grazie per aver visto il video fino alla fine. Scrivimi un commento se hai bisogno di anche di altri aiutini in più. Bene, ciao ciao!